Mi chiamo Bettini Vittorio, classe 1932, 24-4-1932, abitante in Calvi dell'Umbria, via della Collegiata, numero 15. All'epoca dei fatti? All'epoca dei fatti, invece abitavo via Nernense, il numero non c'era perché erano case fatiscenti. Calvi dell'Umbria. Okay, sempre Calvi dell'Umbria. Sì, venne un postino qui, un postino dei Terni, sarebbe stato questo, che suonava fisarmonia. E cominciamo a mettere su sto complesso. Sì. È la chitarra che inizia a suonare, è quella là che porta Federico? No, no, la chitarra così, poi non c'eravamo neppure l'amplificazione. Si suonava lì. Le serate dove le fate? Ebbene, l'abbiamo fatte farsi qua e là, diciamo, come avevo detto prima, pure con le vecchie, no? Guadamello qua, quando siamo stati giù al pub, diciamo, Amici, si chiamava Ciao Amici, Peppe Stoppa era il presidente. E poi la sala Bassotti, poi altro due, adesso anche sui carri a Civita siamo stati. Questo bisogna fare una bella inquadratura perché insomma. Sì, era la festa di San Pancrazio, adesso. Te la senti, la faccio sentire un pezzo? Sì. L'8 settembre del 43 i fascisti cercavano i renitenti alla leva e io mi trovai giù verso dove adesso c'è il parcheggio, veniva su Nel comune? sempre nel comune di Calvi, veniva su una biga tirata da un cavallo e due fascisti tenevano in mezzo a loro un ferito quasi morente perché gli avevano sparato giù verso Magliano. E dopo lo portavano in caserma, però non so, quello sarà morto sicuramente. Verso Magliano Sabina, verso Verso Magliano Sabina, sì, però le colline, insomma, che per Magliano sì, dallaggiù a venire su a biga. dissanguato. Penso di sì, perché non ha letto, L'hai visto morente? l'ho visto sempre, barcollava da loro due così, E no? chi era questa persona? È un certo Corindi, si chiamava Corindi, il nome non me lo ricordo perché non. E dopo è morto? Credo che sia morto, e adesso dopo la fine che ha fatto non so, però credo che sia morto perché. Poi c'era, sì, un certo Giaconi Nello di Santa Maria in Neve, che l'avevano messo dentro i fascisti sempre, non so, per qualche stupidaggine. E allora, dentro la caserma, chiese di andare al gabinetto, trovò la porta incustodita,
via, scappò. Un attimo, la porta di custodia scappò qua davanti alla banca, giù sotto l'arco, giù davanti alla chiesa, no? E io stavo poco più là della pizzeria, c'era il telefono, c'era, dove adesso c'è l'Avis. Io stavo sulla porta, passa giù questo Giacone in volata e ha preso il fascista, un certo fascista a rivolverare. Ti ricordi il nome del fascista? Il fascista era un certo Mazzocchia, si dicono Mazzocchia di Vigne. Di Vigne Denarni? Di Vigne Denarni, sì. E sparava? E sparava a rivolverate giù lì, giù davanti alla chiesa, giù davanti a Calzabine, a rivolverate, però... E l'ha ucciso? No, non gliela fece, lo accompagnò fino a lì. Però quando vi attendete ma vuol dire? Alle prime scalette, quello correva come una lepre, era... Era carogna rispetto a lui. Beh, meno male che si è salvato. Si è salvato. E allora si ritorna, il fascista, lì davanti alla caserma, c'era un topolino, e chissà chi l'avevano rubato, montarono su in quattro fascisti e fecero tutta la strada per andare giù verso Santa Maria Neve, tutta la lunga parte, di, insomma, sulla strada. Però quello, giù per le scalette, faceva... Fuoco. Fuoco. Per fortuna, insomma. Sì. E perché l'avevano arrestato? Ma non si, non sa, sa. Ma... Così, pure sì, per futili motivi. La fotografia, sì. Aspetta, ah, foto... facci vedere la fotografia. Fotografia. Chi è questo qui? Il vicino. Come si chiama questo? Salvati Domenico. Salvati Domenico, anni 39. E l'hanno fucilato il medico? Sì, quello insieme con quell'altro. E l'hanno portato al cimitero. E hanno fatto alcuni viaggi, portandoli sulla camera mortuaria. E poi dopo in attesa di fare le bare, e il camion facendo dei viaggi veniva lavato con dei secchi d'acqua sul cassone e usciva giù sangue e acqua. Gli strilli, insomma, era un caos per Calvi. La moglie del dottore Salvati Domenico si è buttata dalla terrazza sopra a quella di sotto, l'hanno ripresa per le maglie rotte, diciamo, che non, però comunque era, quella mattina è stato proprio un caos proprio generale. E niente, l'hanno portati su subito, però i tedeschi l'hanno fucilati e partiti, subito partiti. Partigiano, era un ragazzo che stava dormendo insieme con quegli altri, e non si era accorto che i tedeschi stavano andando su, scappava e l'hanno fucilato, gli hanno sparato mentre che correva. E dopo quello lo dovevano bruciare. Perché avevano detto a due di qui di Calvi, andavano su con la benzina, dicevano, se no lì il morto non rimaneva così scoperto. Invece lo hanno messo sotto una carboniera, in modo che è stato là sotto, e a fine guerra sono venuti i genitori e l'hanno tirato fuori e se le sono portato a Udrigoli. Un ragazzo era, se le sono riportato a casa. Allora, dunque, la mattina della ritirata, insomma, si ritiravano, cominciavano a andare via, no? E allora minarono la chiesa Santa Maria del Neve. Ma chi, i tedeschi? I tedeschi. Sì, sì, sì. Andando, no, le SS no, erano i tedeschi che si ritiravano, venivano su da sotto, andavano via su, verso sopra, verso Firenze, diciamo, verso sopra. La chiesa di Santa Maria del Neve minata. Il ponte di Calvi giù sotto minato, la curva con, noi diciamo, di Rene minata, e quella mattina quando furono verso, non so, le 5 e mezzo, le 6, cominciava a scoppiare sta roba, scoppia la chiesa, una botta giù tutta in mezzo alla strada, poi il ponte qua giù di Calvi pure quello giù. Poi la curva di Rene uguale, cascarono giù tutte le case.
e poi a mano mi sono messo, c'erano parecchie munizioni per strada per andare qua verso Poggiolo, Scollegarocco, Poggiolo, là. Fortuna che uno ha tagliato il micio, fu un volenteroso che andava a tagliare, se no scoppiavano tutte le munizioni che stavano a Punta Renaro, stavano a Morigone, là era pieno. E, insomma, verso la strada in armi. E, insomma, è andata bene che là si è salvato un po' di roba. Quelli diciamo gli partigiani, sì. È morto uno che non c'aveva un asino, qui alla curva di Rene, c'aveva un asino e non l'ha voluto lasciare. Stava dentro la stalla con l'asino e così è morto, tutti e due, sono morti pure l'asino e lui. Su, vero ragazzi, andremo su alla montagna, al monumento, su al Pianemonte. Allora, sì, lassù ci sta il monumento, lassù adesso tocca andare a piedi perché prima ci si andava con l'auto, perché quando hanno fatto l'inaugurazione sono andati con l'auto, ma dopo hanno rovinato la strada. Per via del bestiame gli sporcavano l'acqua, gli giocavano a pallone là dentro a quelli che c'avevano il bestiame. Allora un saluto sì a Giovanni, al trombonista, al musicista Angelini. Comunque speriamo sempre meglio, auguro a voi ragazzi pure che vi si presenti un mondo migliore. Noi abbiamo passato buono e cattivo.